Francesco Monte fuori dall'isola, Paola Di Benedetto lo consola. Isola dei famosi, dopo l'accusa di Avenger, guai per Francesco Monte. L'isola dei famosi è sempre più accesa. Dopo la vicenda della presunta droga nata dalle parole della prima eliminata Avenger nei confronti di Francesco Monte, che lo accusava di aver fumato marijuana per 3 giorni, hai portato droga nel programma, devi essere squalificato, ha dichiarato l'ex naufraga. L'ex tronista di Uomini e Donne, ancora scosso dalle circostanze, sembra consolarsi con madre natura, Paola Di Benedetto. Dopo essersi scambiati il loro primo bacio davanti alle telecamere, la loro complicità è diventata ancora più forte e la ragazza è stata vicina al giovane in un momento molto particolare. Francesco Monte e Paola Di Benedetto. La richiesta dell'ex tronista alla produzione. Mentre la produzione del reality show sta esaminando i filmati e i video per verificare la veridicità delle dichiarazioni di Avenger, Francesco Monte ha avvertito un calo emotivo. Le lacrime dell'ex tronista di Uomini e Donne nelle ultime ore potrebbero essere giustificate dal pensiero di quanto successo in diretta TV nella seconda puntata dell'Isola dei Famosi. A consolarlo proprio l'ex valletta di Ciao Darwin, Paola Di Benedetto si è mostrata molto complice nell'assecondare il compagno d'avventura. Dopo aver pianto, Francesco Monte decide di fare una richiesta alla produzione, ovvero quella di essere mandato nella playa desolata con l'intento di rimanere del tempo in solitudine. Ma non è l'unica richiesta che fa. Mi vieni a fare compagnia? Chiede Monte a madre natura. E lei, se c'è da mangiare posso anche pensarci. Nonostante il comunicato ufficiale annunciato da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, il quale preannuncia la verifica di quanto sostenuto dall'Avenger, il percorso di Francesco Monte è appeso a un filo. Sono in corso delle verifiche, che porteranno ad un esito positivo o negativo. Il concorrente sarà squalificato. Il Moige denuncia il fatto all'ambasciata honduregna, rischio di carcere per Francesco Monte. Moige, Movimento Italiano Genitori, ha presentato una denuncia presso l'ambasciata dall'Honduras a Roma. Dal post rilasciato dalla pagina ufficiale di Facebook, sembra che l'associazione voglia conoscere davvero come siano andate le cose. E cosa succederà a Francesco Monte? Per lui la situazione peggiorerà, nel caso sia confermato quanto affermato da Avenger. In Honduras, infatti, vige una normativa, che prevede da 15 a 20 anni di reclusione e multe da 125.000 a 150.000 euro per chi fa uso di sostanze stupefacenti.